Ciao a tutti ragazzi, sono Andrea dello Star Let's Play FIFA www.letsplayfifa.it, il link in Facebook in descrizione, e siamo qui oggi con il terzo episodio della nostra modalità carriera, e siamo qui per l'amichevole contro il Tolosa. Dopo in questa amichevole poi completeremo la squadra con gli acquisti che avete consigliato ancora una volta nella sezione commenti. Quindi niente, adesso vi lascio la telecronaca live. Impostiamo le maglie bianco-rosso noi e mettiamo quella classica loro. La formazione è questa qua, 4-2-2 che abbiamo fatto nell'altra partita, e quindi niente, cominciamo. Pelé e Mayuka battono, tutto pronto. Mayuka tenta subito il dribbling, Mayuka contro il mondo, Mayuka viene fermato non irregolarmente, anzi sì, calcio di punizione per noi. Qua, Ward Prowse per Pelé. Pelé, l'imburata di Mayuka. Mayuka, inizia in area Mayuka, tenta il tiro! Un gol bellissimo, 1-0, ha segnato Mayuka. Dopo 29 minuti di noia totale, al primo tiro in porta praticamente nostro, siamo in vantaggio. Veramente un bel gol, lancio, e lui che da posizione defilatissima la mette dentro. Una precisione incredibile, ed è 1-0, con gol di Manuel Mayuka. Qui, confusione, qua, attenzione, tutto solo Dido, 1-2, Dido, da là. Ma come fate a passarla e contropassarla? Vedete, questa è una cosa che non sopporto dalla CPU, cioè, grazie che non avete segnato, però... È veramente realistico, adesso penso ci faranno vedere il replay, sì, che uno riceve il passaggio qua e non tiri, anzi la ripassi, a uno che perde più è in fuorigioco. Vabbè, la CPU anche a livello leggenda fa veramente delle grandi cagate, ma noi comunque non abbiamo preso gol e siamo molto contenti. Andiamo a fare qualche sostituzione, Pelé una volta un po' più convincente dell'altra, visto che non ha fatto l'assist, lo cambiamo con Shane Long, direi di sì, e poi andiamo a cambiare anche Mané, Tadic. Tadic per Jay Rodriguez. Qui è saltato tutto della registrazione, quindi ve lo dico, abbiamo segnato il 2-0 con Long in contropiede, un gol abbastanza simile a quello di Mayuka, e niente, non so perché il game capture proprio non me l'ha preso. Qua sulla fascia Benidder si allarga, anche questa cosa è stranissima. Il cross in mezzo, la parata, no, ma che è successo? Mamma mia, piede traversa, roba mai vista. Passaggio in area, fanno il tiri-taka anche in area. Oh, non vogliono segnare. Anche qui c'era quello spalla alla porta a un metro. Vedete se faceva il vero segnare, per questo da qua non ha segnato. Vabbè. Porta stregata con quest'oggi ritolosa. Qua, sulla fascia, ma finisce qui. Dopo 5 minuti di recupero che sembravano 1,5. Schneiderlin incita il pubblico perché la partita è finita, anche il portiere risulta. Siamo un amichevole ragazzi, ma molto bene. Anche se penso dalle statistiche che non siamo... Non abbiamo giocato granché, però comunque 2-0 è un buon risultato, dimostra una solidità difensiva migliorata, ma ecco, appunto, due tiri in porta, due gol. Possesso palla 41%, non so perché abbiamo vinto questa partita. Vabbè, meglio così. 2-0 è un amichevole, comunque è prezioso, fa morale e dà fiducia. Ok, siamo tornati, avanza e andiamo a vedere un po' di trattati di mercato. Qua Birg Rimana ha accettato la nostra offerta di contratto. Ci eravamo lasciati, che non sapevamo se l'avrebbe accettato o no, l'ha accettata, meno male. Ora noi accettiamo il suo ingaggio. E Big Rimana passa dal Newcastle al Southampton, se non sbaglio, in cambio di un difensore. Oh. Avanziamo e arriviamo al match amichevole contro l'Atalanta, ma prima andiamo un attimo a cercare i giocatori e a trovare Obita. Obita è un difensore terzino che ci ha consigliato El Nino, se non sbaglio. Non vorrei dire cazzate. E non so quanto costa, quindi adesso proviamo prima a fare un'offerta un po' a caso, tipo per vedere il prezzo. E poi vediamo un po' in base a quanto ci chiedono cosa fare. Qua avanziamo un altro po'. E ci... Dicono che l'offerta per Obita è troppo bassa, quindi non posso accettarla, bla bla bla. Troppo importante per loro, intanto accettiamo l'offerta. Accettiamo l'offerta e qua proviamo a alzare l'offerta per Obita. Mandiamo uno scambio. Qua sto un po' scommentando, quindi neanche mi ricordo bene che abbiamo mandato, ma se non sbaglio è Cork, esatto, Cork. Ok, poi ci penso un po', ma alla fine mandiamo Cork, mandiamo Davis più un migliore. Qua intanto mandiamo in prestito l'ennesimo giocatore giovane che ci hanno proposto, che neanche guardo da chi lo prendo. E qua dicono che l'offerta è troppo bassa, ma per in cambio di 2 milioni e 100 si dovrebbero accontentare. Allora propongo uno scambio alla pari con Cork. Ecco perché mi ricordavo di Cork.
Qua c'è stato un attimo un salto avanti nella narrazione, cioè in realtà la partita simulata contro l'Atalanta ci dovrebbe essere dopo. Qua, ennesimo wrestling, eccetera, eccetera, intanto come avete visto, Obita ce l'hanno accettato e noi gli abbiamo mandato una richiesta per il prestito. E qua è una richiesta per il trasferimento. Qua intanto la partita con l'Atalanta è ufficialmente saltata, cioè è stata giocata, simulata, abbiamo vinto 3-0 mi sembra, ma non l'ho neanche messa. Qua Obita accetta la nostra offerta, quindi la nostra rosa si potrebbe dire completata. Però questo sta a voi decidere. Secondo voi, intanto qua, altre email inutili, tipo la partita spostata, eccetera, eccetera. Secondo voi, adesso, andiamo con la rosa, andiamo a fare un po' di spostamenti con i nuovi acquisti, andrebbe cambiata? Perché nel prossimo episodio si inizia a fare sul serio, perché c'è la prima partita di campionato contro il Liverpool, quindi già lì è un test fondamentale, molto di più di questo Tolosa che era veramente poca roba e comunque ci ha messo sotto. Quindi insomma, ditemi voi dove andrebbe completata, se andrebbe completata. Fate caso che non abbiamo un budget infinito e niente, detto questo dovete dircelo ovviamente nella sezione commenti. Quindi intanto chiedo di lasciare un like se questo episodio vi è piaciuto. Vedo che la carriera è poco seguita, 150-200 likes a partire da episodio, spero che con l'inizio del campionato le cose andranno meglio. Detto questo, niente, noi ci sentiamo nel prossimo video, bye bye!